Questa sera, figli, che siamo qua riuniti, in pochi, rispetto ad altre sere, teniamo un tono più confidenziale. Questo gruppo meno numeroso deve ispirarci a sentirsi più a nostro agio. A fare, vorrei dire, una confessione collettiva. Parlarci in tutta sincerità e cordialità. Ma ditemi in tutta sincerità e in tutta cordialità se vedete il bisogno, la necessità, la ragione che l'insegnamento da qualche del vostro tempo a questa parte abbia preso questo nuovo aspetto, questo indirizzo del tutto particolare o comunque diverso dal consueto. Non era forse meglio rimanere in quello valido insegnamento che conoscevate prima, fino a qualche tempo fa? Insegnamento più tradizionale, che poteva forse rappresentare il meglio di tutte le filosofie in qualche modo accettabili, intelligibili, valide, piuttosto che percorrere questo nuovo indirizzo, così pieno di difficoltà a seguirsi. Questo indirizzo che implica uno sforzo mentale, certo, considerevole, da non sottovalutare, per delle creature che come voi non sono avvezze alle regioni della ragione pura, delle creature che non hanno dimestichezza, parlo senza volervi giudicare e offendere, che appunto non sono avvezze a ragionamenti astratti.